È tempo di Final Day alla prima tappa Remida del 2013 al Casino Perla di Nova Gorica. Il weekend di poker è volato via e siamo arrivati ormai all'atto finale del main event. Dei 427 iscritti sono rimasti solo in 20 a contendersi il tavolo finale e il primo trofeo dell'anno. Per quanto riguarda la cronaca del Day 2, è stata una cavalcata piuttosto rapida quella che ha portato allo scoppio della bolla. La giornata era iniziata con 130 giocatori e nel corso dei primi livelli di giornata abbiamo perso purtroppo tanti possibili protagonisti, come Maurizio Barlocco o Fabio Scepi ad esempio, ma anche il chip leader del Day 1A, Giovanni De Minicis. Il Day 2 del Remida è iniziato con una sfilza di eliminati e tra questi c'è purtroppo anche Alex Marcic, che era partito con quanto oggi? Con 135.000. E poi cos'è successo? Avevo il bottone a trovo asso donna, uno apre, faccio re-raise, mi colla il flop, jack 10 banana, io vengo fuori, faccio continuation bet, lui mi manda all-in e sono costretto a foldare là. E dopo sono rimasto con poche, con 60.000 e subito due mani dopo ero ancora, avevo posizione, nessuno non ha fatto azione, trovo asso 10 suited, pusho e trovo subito di me uno con asso donna e vince con asso carta alta. Tradito da asso donna allora, comunque almeno meglio uscire adesso e farsi magari anche il side ora piuttosto che dopo, quando saremmo stati quasi in bolla, quasi vicino ai premi, no? Sì, ma dovevo raddoppiare o uscire, è inutile aspettare troppo perché ero sceso già quasi a 15 big blind e quando scendo sotto i 15 non gioco più, solo pusho perché non conviene. Comunque ci rivedremo prestissimo sicuramente allo Shark qua. Spero di sì, no? Grazie. Nel giro di pochi livelli siamo entrati in uno dei momenti più delicati di ogni torneo, la zona bolla. Solo a questo punto il gioco si è visibilmente rallentato, come è normale che sia. Poco prima del dinner break, uno sfortunatissimo Nicola Cappellesso si è beccato in faccia niente meno che un full contro poker ed è rimasto iper short in pre-bolla. Non appena Cappellesso ha lasciato la sala, abbiamo assistito quindi ad una mano davvero clamorosa. Massimiliano Di Maio con KK riesce a fare due player out grazie ad un magico K al river, battendo 7-7 del corto Ceccarelli e asso-asso di Armin Kadic. In questo modo Christian Ceccarelli diventa ufficialmente il bubble man del Remida, mentre Armin Kadic è il primo eliminato ITM. Massimiliano, raccontaci di nuovo questa bolla. Quando è sceso quel K al river hai esultato, giustamente, perché è stata... No, ho esultato perché comunque sia avevo uno lì, cioè io ho reso KK 60.000, UTG2 aveva sui 130.000 pusha, quindi mandavo lì. Il piccolo The Small Blind mi riresa 350.000, a quel punto lì con 2K pusho, mandavo lì. Lui fa call instant. Praticamente io giro KK, lui gira asso e vi lascio intendere che praticamente banane, jack 10 a river, mi viene fuori questo K che è meraviglioso, perché comunque a sto gioco ti insegna che si perde in qualsiasi carta al turn, al river, quindi sono contento, siamo rimasti in 20, come ripeto sempre sono veramente contento, anche perché questa è la mia prima esperienza in un torneo così importante che arrivo tra i primi 20. Spero di arrivare fino alla fine, spero per me e per tutti, comunque sono veramente tutti bravi giocatori e in bocca al lupo a tutti. Dai allora, dai. Beh, io dopo, prima che... Dammi uno! Nel frattempo in sala si è giocato anche il side event Unreal da 150 euro che ha registrato ben 235 iscritti e che è entrato nel vivo con il Day 2. Tanti giocatori eliminati nel main si sono presi qua una bella rivincita e si è messa in evidenza ad esempio una scatenata Irene Baroni. E allora apriamo una piccola finestra sull'Unreal Side Event che oggi è entrato nel vivo con il Day 2, dove abbiamo una protagonista a caso che sta raccogliendo fish su fish qua, Irene Baroni. Ciao! Cioè, sei stata eliminata dal main per venire a bullare qua l'Unreal? Sì, non essendoci, per fortuna che non era domenica, sennò magari non l'avrei fatto. E niente, vabbè, insomma, ho un bel po' di chips, quindi sono contenta. Comunque un gran bel torneo anche questo, il buy-in contenuto di 150 euro, ma 235 iscritti, quindi si gioca bene anche qua, insomma. Sì, sì, l'importante era simulare. Siamo quasi in zona premio, quindi... Ottima prospettiva per te adesso.
speriamo, insomma, per il momento a questo tavolo ero arrivata che avevo 200.000 e adesso è passato un livello e ho 400 e rotti. Quindi, insomma, ho anche avuto un paio di mani fortunate. Una mano avevo top air in un three-way pot, ho ceccato e l'avversario mi ha fatto un bleffone, quindi ho vinto un bel piattone. Poi un'altra mano ho tribettato e, insomma, ho vinto un altro three-way pot, quindi ho vinto due piatti grossi che mi hanno fatto salire di stack in modo da poter sbrodolare qualcosina in zona bolla. No, ma ti ho visto proprio concentratissima durante le mani, quindi magari, sai, uno pensa che il side si gioca in maniera un po' più leggera, invece ormai che hai la possibilità di arrivare in fondo si gioca altro che seriamente. Sì, no, devo dire che questo 2013 è iniziato che sono molto in forma, sto giocando molto bene. L'anno scorso invece era iniziato che giocavo male, un po' perché mi ero appena trasferita, un po', insomma, mi ero fidanzata con Davide e tutto quanto, quindi ero un po' distratta dal poker. Adesso invece sono in mood positivo e quindi spero di fare un grande 2013. Ok, grande, ti vogliamo concentratissima allora, in bocca al lupo. Crepi, ciao. La giornata del main poi prosegue con un ritmo meno serrato di eliminazioni e si chiude alla fine del livello 25 con 20 superstiti, appunto. Francesca Fratazzi è l'unica donna ancora in gioco, mentre è sempre lì al suo posto Thomas Ferrari, così come Alastair Plenizio, che ha resistito in fondo al count. Allora, imbustiamo le fish e con piacere abbiamo al final day, anche se non con tantissimi gettoni, il nostro Alastair. Pochi. Ciao a tutti. Ciao da casa, è stata una giornata molto difficile perché praticamente sono partito con 172.000 e dopo 10 livelli mi ritrovo a 250, quindi ho fatto un po' di montagne russe, però siamo cortissime, ma ci siamo, dai. La bandierina ormai è piazzata, adesso vediamo, insomma, di fare quello che si può. Esatto, la bandierina è piazzata, la seconda dell'anno, questa è la prima, un grande torneo di quest'anno, quindi bene, sono contento. È la terza volta che vado a premium main event del Remida, quindi insomma siamo contenti, su 6 giocati, insomma una buona media, dai, 1 su 2 non è male. Beh sì, direi superiore alle aspettative e comunque ci fa piacere, sei un giocatore di casa qua, vero? Quindi Sì, vengo spesso perché comunque abito a Udine, quindi sono molto vicino, una mezz'oretta, circa tre quarti d'ora. E poi comunque mi fa molto piacere perché lo staff dello Shark è stupendo, in primis Max, Nunzio e tutti gli altri, insomma, voi compresi, ma non vi conosco, però vi ho visti un po' lavorare in questi giorni e insomma sembra... Grazie mille, comunque vada, ormai giocherai tutti i giorni del main event, tutte le giornate, quindi speriamo anche domani che duri il più lungo possibile. Speriamo, guarda, veramente. Un saluto a voi, agli amici che seguono da casa, all'Amorosa che purtroppo non è potuta venire e anche al presidente del nostro team, che abbiamo un piccolo team, ti faccio giusto vedere. Vediamo, mostriamo. Eccolo qua, il team. Piccolo team, siamo i Runner King e abbiamo messo una bandierina a Remida. Grande, complimenti. Buona giornata. Ciao a tutti, ciao. Il chip leader di fine dei due è Alessandro Faggion con uno stack davvero di tutto rispetto di 4.770.000 fish. Sarà lui a guardare tutti dall'alto nell'ultima giornata, seguito nel count da Marcello Montagnier. Allora, sentite un po' quanto ha Alessandro Faggion, chip leader a fine dei due. 4.770.000. Uno stack enorme racimolato negli ultimi livelli o del corso della giornata? Negli ultimi 4 livelli è andato abbondantemente bene, ho trovato per 3 volte asso e tutte e 3 le volte mi hanno pagato, meglio di così. Quindi scoppiata la bolla, hai puntato subito ai premi più alti, d'altronde le carte ti hanno aiutato. Sì, adesso con la chip leading proverò a fare final table, poi vediamo come va, almeno per i primi 5 posti. Senti, tu sei un giocatore aggressivo che è in grado domani di far valere queste fish, ci proverai perlomeno? Diciamo che sono tight aggressive, non troppo aggressivo e cerco di non buttarle via, soprattutto. Va bene, allora sarai sicuramente grande protagonista, siamo curiosi di vederti all'opera, in bocca al lupo. Grazie Crepi, anche perché devo trovare da dormire perché non pensavo, perché ho iniziato la giornata con 90.000 ed ero cortissimo. Quindi un'ascesa incredibile. Incredibile, grazie. Bocca al lupo.
Vi aspettiamo dalle ore 13 per seguire in diretta il Final Day del Remida Deep, in diretta da Nova Gorica. Non perdetevi le emozioni dell'ultima giornata, scopriremo insieme chi alzerà il primo trofeo di questa nuova stagione.